Mi chiamo Alessio. Mi chiamo Stefano Confiantini. Gianluca. Gianluca. Prato mi ha sempre affascinato il centro storico, infatti ho puntato 15 anni fa nell'apertura in centro storico. Il centro storico, come tutti i centri storici, ma quello di Prato in particolare, proprio per la sua forma, per le strade, per i vicoli, per le torri, per le piazze. Il centro storico è il cuore della città e come tutti i cuori pulsano, parte tutto da qua. Per la mia attività la difficoltà è, ma lo sapevo dall'inizio, è l'arrivare nel centro storico per i clienti. Prima ho fatto altro, aiutavo mia sorella che aveva un negozio, ma come mia professione io partivo da un lavoro come qui la maggior parte della gente pratese, dal tessile, facendo magazziniere poco più. Doveva essere a livello umano, doveva essere comunque cosa non fredda, una cosa che rispecchiava quasi l'interno di una casa. Sì, tantissimo. È un lavoro che se non ami lo fai male, cioè lavorare con i fiori, lavorare con l'arte intesa, se deve essere proprio un lavoro fatto per il guadagno, lo vedi nelle cose che fai. Fortunatamente qui i clienti vedono lo faccio con amore perché me lo dicono. Mi chiamo Stefano Confiantini. In vita mia mi sono occupato di tantissime cose, ho avuto un ristorante, ho avuto uno studio professionale mio, ho avuto una discoteca e da qualche anno non sono ancora in pensione, non avendo più lavoro, mi sono inventato questo lavoro, che è un lavoro nuovo. Tutto, di Prato tutto, è la mia città. Sono sempre vissuto dentro le mura cittadine, sono nato a 1 chilometro da qua, ho vissuto sempre dentro le mura, come dicevo, e di Prato mi piace tutto. Anche la trasformazione che sta subendo, seppur con molte problematiche, però di Prato amo tutto. Come vedo Prato cambiare nel futuro è una bella domanda. Probabilmente neppure i più grandi economisti sanno come cambierà Prato nel futuro, perché soprattutto Prato è una città particolare che ha sempre vissuto per più di 50 anni su un distretto unico che è stato il distretto tessile, che non dico che sia completamente cancellato, ma quasi del tutto non esiste più a Prato, quindi è una città che si sta reinventando.
una città che ha tanta immigrazione, una città quindi che è in continua evoluzione e non riesco a capire come diventerà. Spero che il Pratese tiri fuori gli attributi che ha avuto 50 anni fa e faccia nascere una città nuovamente viva e facile da vivere e bella da vivere. Prato, sì, in effetti è una città speciale, non è una città super bella, ha tante cose belle che i pratesi magari non hanno nel tempo saputo valorizzare. Spero che riescano a farlo, perché Prato merita di essere vissuta, di essere vista anche dagli stranieri, per il momento non ce ne sono tanto. Ma Prato è speciale per la sua gente. Per gente che ha sempre avuto voglia di lavorare, gente che si è sempre messa in discussione. Quando parlo di Prato mi commuovo anche un po', ecco.